Il Taranto lascia per strada altri due punti. Nel recupero di Como, i rossoblu cullano il successo pieno per più di un'ora. Poi, nei minuti di recupero, giunge Beffardo, il pari dei lariani. Gli uomini di Dionigi hanno sprecato numerose palle gol, alcune anche clamorose, come spesso accade nel calcio: chi sbaglia paga. Non è servito un dominio costante. Le differenze tecniche tra le due squadre si sono viste subito, sono venute a galla, ed è proprio il caso di usare questo termine, visto che la gara è iniziata sotto un violento acquazzone. Il terreno di gioco del Sinigaglia però ha retto bene ed il rischio di un secondo clamoroso rinvio è stato scongiurato. La rete del vantaggio ionico giunge nel primo tempo al 34esimo sugli sviluppi del secondo corner della gara. La zampata vincente di Chiaretti, per lui sesto sigillo stagionale, non segnava dal 4 dicembre scorso allo Iacovone, al Foligno, esattamente un girone fa. Per i padroni di casa, gol rapina di Tavares al 93esimo, ovvero al terzo minuto dei 5 di recupero accordati dal direttore di gara. Bremek ha celebrato le sue 100 partite con la maglia del Taranto, mentre tra le note positive il ritorno in campo di Carlo Vicedomini dopo 6 mesi di assenza per un grave infortunio. È finita dunque 1-1, esattamente così come ci eravamo lasciati in riva al lago circa un mese fa, il 25 marzo scorso. Nonostante le pesanti assenze, il Taranto fa la partita ed impone il proprio gioco. Dionigi torna all'antico, smembrando il tandem offensivo, e propone i due trequartisti, Chiaretti e Alessandro, alle spalle dell'unica punta, Girardi, ancora tra i migliori in campo. Non ci sono Colì, Rizzi, Penzalfini, infortunati e Sciaudone squalificato. Sugli esterni Garufo e Bertolucci, mentre Giorgino e Dideo sono i mediani. Dietro difesa a tre con Sosa, Di Bari e Capitan Prosperi. Un pareggio che porta il Taranto a quota 51, al quarto posto, ma ancora in una posizione nella griglia playoff che non può far dormire sonni tranquilli. Al termine della stagione regolare ci sono ancora 4 partite, 2 in casa, altrettante in trasferta, e la corsa agli spareggi promozione è ancora tutta da decidere. La nutrita cronaca di una partita tosta parte dalla presenza di circa 100 tarantini fuori sede, in curva, 800 in tutto i paganti, per una gara in un giorno feriale sotto la pioggia battente, poco meno di 5.000 euro l'incasso. Al 5° minuto Garufo da fuori area ci prova, ma è impreciso. Al 12° su calcio piazzato di Bertolucci la sfera in diagonale giunge a Sosa sul secondo palo, ma l'uruguaiano è in ritardo. Al 19° il Como al primo tentativo con Tavares da fuori, ma il suo tiro manda il pallone sul fondo. Poi il Taranto, triangolo al limite dell'area, Girardi, Alessandro, destro al giro di quest'ultimo col pallone sul fondo. 1 minuto più tardi Dideo non riesce a correggere un traversone dalla sinistra. Al 34esimo, come dicevamo, il Taranto passa in vantaggio. Tutto nasce da un corner sul quale il portiere del Como Gianbruno interviene goffamente respingendo il pallone sul palo. La mischia seguente sotto porta è risolta da Chiaretti in versione opportunista. Como 0, Taranto 1. Nel primo tempo non accade più nulla, nella ripresa quasi solo Taranto. 17esimo Alessandro ci prova da distanza ravvicinata, ma Gianbruno stavolta respinge d'istinto. 2 minuti più tardi, al 19esimo, Bertolucci per Girardi. La testata del centravanti è velenosa, lo scatto del portiere di casa è da applausi. Primo cambio nel Taranto al 20esimo, esce Alessandro, dentro Rantier. Al 25esimo il Taranto vicinissimo al gol, cross di Chiaretti pennellato per Dideo, il quale tutto solo calcia di destro al volo, il diagonale da 2 passi è incredibilmente a lato. Secondo cambio al 26esimo, entra in campo Mendicino, fuori Girardi. Ma il nuovo entrato resterà in campo soltanto poco meno di un quarto d'ora, infatti si fa male poco più tardi quando in velocità effettua un traversone e si procura uno stiramento. Il Taranto potrebbe passare in vantaggio con Rantier quando a 5 minuti dalla fine se ne va in velocità superando sullo scatto il difensore Conti, ma il suo diagonale a tu per tu con il portiere avversario manda il pallone sul fondo. A questo punto il Taranto arretra troppo, nei minuti finali lascia così iniziativa ai lariani. E il pareggio giunge quasi inevitabile al 48esimo. Tutto sboccia da un calcio piazzato battuto sulla destra. Dopo la corta respinta della difesa rossoblu, Chiaretti perde palla al limite dell'area. L'errore fa scattare in ritardo la trappola del fuorigioco e così il pallone da Som giunge a Tavares, che deve soltanto spingerla in rete. Como 1, Taranto 1. Una doccia fredda, non c'è più tempo per giocarsela. Finisce 1-1 e per come si era messa, i tarantini in campo e sugli spalti devono ingoiare un boccone a Maro.